Anche perché non c'è molto tempo. Dunque, allora, il primo degli interventi previsti in questa seconda parte del pomeriggio è di Booming 4. Io gli darei subito la parola, così acceleriamo. Non so se sono bravo a parlare di corsa, però mi dirò proprio tutto. Non ho ben capito a che titolo sono qua, nel senso che io non insegno da nessuna parte, addirittura per alcuni critici letterari non sono neanche uno che produce letteratura, sono uno che produce para letteratura o qualcosa del genere. Insomma, però sono qua, non so che spazio qui, ma ho deciso a casa a un certo punto, con il mio esercizio, vado in qualità di lettore, basta. Lettore del racconto, batte dello scrivano. Faccio anch'io quella dichiarazione iniziale che hanno fatto altri prima di me, cioè distinguiamo allegoria e applicabilità, o uso, appunto, come diceva Giglioli prima. Di trovare l'allegoria di questo racconto, cioè quale sarebbe l'intenzione recondita dell'autore dello scrivere questa storia, chi se ne frega. È l'applicabilità che ci interessa, l'uso che possiamo farne, gli usi, anzi, perché poi appunto col passare del tempo i racconti vengono riletti e la loro applicabilità muta a seconda delle circostanze. Tra l'altro, appunto, stiamo parlando di due racconti rompicapo, come è stato detto, il labirinto, è stato evocato il labirinto giustamente, alle volte sembra quasi, insomma, che Melville si sia un po' divertito a creare questo labirinto in cui farci perdere. L'applicabilità, il tentativo che voglio fare adesso è quello anche di provare a rispondere a una domanda che aleggia, che è stata fatta anche esplicitamente, sulle relazioni, perché questo è appunto il racconto della relazione tra due personaggi, essenzialmente. Non vorrei concentrarmi però su Bartleby quanto sull'avvocato, Leon Narrante, che è intervenuta prima, giustamente secondo me ha posto l'accento su questo personaggio che è altrettanto chiave del misterioso Bartleby. Faccio solo una piccola premessa. A me è piaciuta tantissimo la lettura che ha fatto Cavazzoni prima del sacro, della lettura sacra, posso chiamarla così, del racconto. Giusto per dire appunto che una lettura non esclude mai un'altra, non in maniera tranciante comunque. Quindi io farò invece un tentativo di applicazione molto più, da dire, forse immediata, diretta. Allora, chi è il narrante di questo racconto? Non un personaggio indifferente, visto che colui che narra. È un uomo che a un certo punto si definisce, anzi fin dall'inizio si definisce, uno che fin dalla giovinezza, quindi per tutta la vita, perché scrive in tarda età, fin dalla giovinezza è stato sempre profondamente convinto che la via più facile sia la migliore. Quindi la bontà, il giusto coincide con il facile, con la via facile. E secondo me questa è una chiave importante per questo personaggio e per il racconto, cioè capire di che cosa si fa portatore questo personaggio. Far coincidere la via facile e il bene, il giusto, eccetera, non è una cosa così immediata, anzi tendenzialmente siamo portati a pensare il contrario. C'è un altro personaggio letterario molto più recente, di una letteratura che forse viene considerata meno nobile, un po' più para, che è un po' meno letteratura, si chiama Albus Silente, Dumbledore, che è il preside della scuola di stregoneria e arti magiche di Hogwarts, che in uno dei romanzi della saga di Harry Potter a un certo punto dice, rivolgendosi agli studenti, quando dovrete scegliere tra la via giusta e la via facile, ricordatevi di, e poi fa il nome di uno studente, morto. La morte c'entra sempre quando si tratta di scegliere. La morte è sempre in gioco, appunto.
la via facile, ecco, è una via che in qualche modo è più facile, più accomodante, appunto. E io credo quindi che il personaggio di narrante dell'avvocato, sia portatore fondamentalmente di un'etica un po' limitata, ecco, un po' scarsa. Si definisce una persona cauta, dice che le sue doti sono la prudenza, il metodo. Lo sappiamo, è appunto l'avvocato di Wall Street, perfettamente integrato, eccetera, eccetera. Quando deve riferire un'opinione su di sé, perché non si è data mai a parlare di sé in maniera troppo elogiativa, riferisce l'opinione di un magnate del commercio delle pellicce, l'uomo più ricco d'America, questi sono i suoi valori, insomma. E l'ufficio in cui lavora, sembra sempre Carazzoni, cioè, nel secondo intervento, parlava di Wall Street, la via del muro, e in effetti è una galera. È assolutamente una galera, guardando fuori dalle finestre si vedono solo lui, sono chiusi lì dentro, appunto, quindi il luogo dove comincia il racconto e dove finisce sono praticamente speculari, lo stesso luogo in un certo senso. Ci sono anche altri personaggi però che sono secondari, ma insomma, vorrei dare un senso anche a loro. Gli altri impiegati, no? Tarchi, Nippers e Gingerman, sono quindi più o meno l'uno l'opposto dell'altro, ognuno ha le sue caratteristiche, ma hanno una cosa in comune: sono utili, sono in qualche modo integrati, anche se recalcitranti, anche se frustrati, come qualunque impiegato, insomma, costretto a una vita molto regolare, rutinaria, uno beve, un altro ha dei traffici moloschi, eccetera, insomma, hanno le loro piccole vie di fuga, ma non si ribellano comunque. Anzi, di fronte al rifiuto di Bartleby, tendenzialmente solidarizzano con l'avvocato, con il datore di lavoro, hanno dei moti di rabbia, quelli che magari invece il datore di lavoro trattiene. C'è un'altra caratteristica di Bartleby che non so forse se è stata segnalata, ma è quella che in questo momento mi interessa sottolineare. Il fatto che sia un giovanotto, così ci viene presentato. È giovane, è anche sì composto, pacato, è stato richiamato l'eremita, una figura quasi distivita appunto del deserto, e ho pensato che se si dovesse proseguire utilizzando la Bibbia, se lui è l'eremita del deserto, allora gli altri impiegati forse sono quelli che mormorano nel deserto appresso a Mosè. Ma comunque non è questo che mi interessa. Mi interessa la reazione del mio narrante, restare su di lui. Il fatto che, dice, lo cito testuale, con chiunque altro sarei andato su tutte le furie, cioè con chiunque altro avesse opposto questa stolidità, ecco, questo solido rifiuto alle mie richieste, l'avrei cacciato via, ma c'era qualcosa in parte di che non soltanto stranamente mi disarmava, ma pur anche in modo assai sorprendente mi toccava e mi sconcertava. Non è ben chiaro cosa sia questo qualcosa, se Melville ce lo dicesse chiaramente, come dire, non ci sarebbe mistero, in qualche modo non sarebbe anche forse un racconto meno interessante, diventerebbe un racconto allegorico, probabilmente molto più palloso. C'è qualcosa comunque che spinge Bartleby appunto a non accondiscendere all'usuale pratica e al senso comune. E quindi si crea questo tipo di dialettica, il senso comune dell'avvocato, l'ordine delle cose, abbiamo detto, e il Bartleby appunto che lo rifiuta. Ecco, appartengono a due generazioni diverse, io vorrei segnalare questo quanto all'applicabilità e all'uso, appunto, che secondo me ci interessa e ci può interessare fare in questa sede. L'approccio, l'atteggiamento che ha l'avvocato nei confronti di Bartleby è quello di un padre comprensivo, in un certo senso. Avrebbe ogni tanto anche voglia, il moto interiore di diventare un padre severo, che lo mena, che lo caccia, che lo prende e lo sbatte fuori, ma c'è sempre qualcosa che lo trattiene. Il fatto che tutto sommato si sente un po' gratificato, lo dice anche a un certo punto, se non ricordo male, essere indulgente nei confronti di Bartleby gratifica la sua coscienza, si sente buono, si sente un padre comprensivo in qualche modo. Cioè non ha fino in fondo, come dire, il coraggio di giocare il ruolo, ecco, che lascerà invece fondamentalmente allo Stato, lascerà all'autorità pubblica, quella di acchiappare questo personaggio e sbatterlo dentro, toglierlo
di mezzo, preferirà a un certo punto sottrarsi lui stesso, andarsene, trasferire l'ufficio da un'altra parte. Cioè fondamentalmente abdica questo ruolo, che continua a vocare, continua a voler giocare, ma non riesce in realtà a farlo, ha una mancanza di fondo. Appunto l'intervento che è stato fatto prima della pausa, secondo me, è andata proprio nella direzione giusta in questo senso. Bartleby è quindi una sorta di ossimoro vivente, no? Perché riesce a essere prepotente, per usare una parola che è stata utilizzata recentemente in città, ma allo stesso tempo mite, cioè riesce a imporsi, però appunto opponendo non già una forza fisica, ma appunto la passività. Che è la passività dell'angelo, non ci sono dubbi, certo, il discorso appunto sul sacro che ha fatto Cavazzoni prima, secondo me è interessante, ma è anche la passività di una figura filiale con la quale il padre non riesce a instaurare un rapporto dialettico fino in fondo, e quindi parte di rimane un problema. C'è proprio un problema, nel senso etimologico, una roba che ti si piazza lì in mezzo e non se ne va. Puoi cercare di aggirarlo, come cerca a un certo punto di fare l'avvocato, o puoi aspettare che venga rimosso da qualcun altro, in questo caso dalla forza pubblica. La frase che Cavazzoni prima evocava, che non ci veniva in mente, era la domanda che Bartleby rivolge all'avvocato, quando l'avvocato gli dice: ma hai smesso di scrivere, per quale ragione? Bartleby dice: non capite da voi la ragione? E secondo me la risposta è la domanda stessa, appunto. Cioè il problema è l'incomunicabilità e il non capirsi, in realtà non c'è niente da dire. Però rimango dell'idea che ci sia assolutamente questo tipo di relazione, una relazione padre-figlio inconclusa in qualche modo. Sia chiaro, è vero che Bartleby non è inefficace e inutile. Giustamente è stata evocata la sovversione linguistica, che diventa sovversione anche delle menti, appunto, no? Cambiare il modo di parlare è cambiare anche il modo di pensare, giustamente, ma i figli vengono a fare questo di solito, e non c'è niente che possiamo fare per evitarlo. I figli vengono a romperci i coglioni, i figli vengono a salvarci da noi stessi, a partire dal figlio, con la F maiuscola, Gesù, il Cristo, il Salvatore, no? Viene appunto a salvare, in primis dalla nostra gabbia egoica, diciamo, egoistica, a scolarci. Ovviamente non parliamo necessariamente di figli biologici, ok? Parliamo di figli in senso anagrafico, generazionale. E allora, ecco, ci possono essere vari approcci a questa entità con la quale bisogna cercare di comunicare, e sicuramente il protagonista, l'io narrante di questo racconto, non ci riesce, ed è una incomunicabilità tragica, non ci sono dubbi, perché come dire, la morte dei figli prima dei padri è una cosa innaturale, è una cosa terribile. Questo senso di colpa, perché alla fine questo io narrante sente un senso di colpa che lo porta ad andare da parte di cercare di salvarlo fino alla fine senza riuscirci, andare a trovarlo in galera e ad assisterlo praticamente fino all'ultimo. A parte di muore lì nel cortile, si rannicchia in una posizione fetale come se non fosse mai nato, appunto, torna piccolo, e dall'altra parte c'è questo uomo vecchio, questo io, questo ego vecchio, ormai, come dire, incapace, lui sì, di lasciarsi mutare appunto da questo incontro. Sterile, non ci risulta che abbia famiglia, che abbia figli, e non riesce a passare le consegne. Questo è il punto. L'incomunicabilità poi porta a questo. Non c'è un passaggio di consegne, non saranno gli impiegati i suoi, virgolette, figli. Li abbiamo visti, sono personaggi abbastanza meschini, tutto sommato, adagiati, adattati, che svicolano, ma non hanno il physical role, passano. Era Bartleby, era lui, il figliolo non prodigo, ecco, che andava salvato. E muore, questo è il punto, cioè muore attaccato a questa sua espressione nitida di una preferenza che però non è desiderio, è stato detto prima.
quindi non è ancora rottura in realtà, è soltanto un'allusione, ma implode, ecco, non c'è evoluzione nella storia, non c'è evento, c'è solo questa forsennata fedeltà alla propria irriducibile alterità, ecco. Allora mi sembra che il punto sia questo, questa dicotomia, questa doppia via tra la via facile, dicevo, quest'etica da poco, quella del denaro, insomma, della vita regolata, di Wall Street, eccetera, l'ordine delle cose, la via facile, appunto, e dall'altra parte la resistenza passiva. C'è una frase, secondo me, molto emblematica del racconto, dice: nulla esaspera le persone di serio intelletto quanto una passiva resistenza. Persone di serio intelletto, no? Da una parte, la passiva resistenza dall'altra. Ecco, in realtà il serio intelletto è la via facile, molto probabilmente, dall'altra la resistenza passiva, quella dell'angelo, appunto. Ma io dico, ecco, la faccio breve perché non voglio rubare altro tempo, ecco, io credo che, ecco, lì in mezzo tra questi due estremi, non so se c'è lo spazio della comunicazione, ma c'è, ci deve essere, bisogna credere che ci sia una via praticabile, ok, tra la facilità, l'arrendersi, ecco, alla facilità e l'arrendersi alla morte. Lì in mezzo credo ci sia anche lo spazio della letteratura, lo dico da lettore, per carità, che non sembra che parlo per qualche parrocchia, credo ci sia anche lo spazio della letteratura, nel senso che abbiamo parlato di una figura solitaria, due figure solitarie per la verità, ecco, diceva uno scrittore del secolo scorso, Clive Staples Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, diceva: perché leggiamo? Per sentirci meno soli. Perché scriviamo? Secondo me anche per lo stesso motivo, narcisismo a parte. E quindi io credo che lì in mezzo ci sia anche questo, ecco, ci sia anche la possibilità della applicabilità e riapplicabilità continua della letteratura alla vita. Concludo soltanto con un'ultima cosa, extra barteliana. Mi ha fatto molto piacere che sia stato citato l'amico comune Stefano Tassinari, scomparso quasi un anno fa, che aveva molto a cuore il progetto di casa della letteratura, in effetti, ed è giustamente stato ricordato che è un progetto che è sempre rimasto lettera morta, lettera smarrita, come quelli di Bartleby, perché non ha mai trovato in realtà degli interlocutori, ovvero ha sempre trovato degli interlocutori che dicevano: sì, parliamone, stiamo parlando, abbiamo parlato, ma è il fare, appunto, tra i due estremi, quella via in mezzo, che è sempre il fare che manca, e certo, come dire, io sarei molto favorevole che in questa città ci fosse un posto dove gli scrittori hanno una casa, possono andare a parlare dei loro libri, incontrare i lettori, si può parlare di politica, letteratura, musica, magari bersi anche una birra e mangiarsi una cosa che non guasta, voglio dire, la dimensione conviviale, e mi auguro che ci sarà. Ne ho frequentato un posto del genere per qualche tempo, mi ci trovavo anche abbastanza bene, ma un giorno ci ho trovato un muro davanti. Accelerare i tempi, do subito la parola a Cristiano.